tutti ragazzi, sono Sergio Alian Medoli sul mio canale. Siamo tornati con i mondiali come ogni giorno. Momento di Serbia-Svizzera che si giocherà domani. Il sondaggio come sempre l'ha vinto la Svizzera 8 voti a 4, una cosa del genere. Non avete votato come in Croazia-Argentina che avete votato in 40, perché forse ho pubblicato il sondaggio nei stories un po' tardi la sera, ci sta. Allora, partiamo dalla formazione della Svizzera, che utilizzeremo appunto questa partita, ragazzi, con Sommer tre pali, Riccardo Rodriguez, Akanji, Schär, Lichtsteiner, Pezzini, che gioca in Italia, a parte Lichtsteiner che è andato all'Arsenal, insomma che l'ultima stagione l'hanno passata in Italia, Xhaka, con Zaccaria, semmai Berami entrerà, anche lui facente parte di una scuola italiana, proprio udinese. Zuber, mettiamoci, confido in Steffen, Gemaili, Shaqiri e mettiamo Embolo, confido in lui. Formazione, ok, Seferovic, Berami, chi vuole fare, chi voglio fare entrare c'è. Si gioca al Kaliningrad Stadium, Kaliningrad, penso si dica così. Poco conta, ragazzi. Andiamo via questo altro pronostico, come tutti i giorni, raga. Incontri tra nazionali riservano sempre grandi emozioni. C'è la storia del calcio in questo tipo di sfide. C'è un'adrenalina. Ricordiamoci l'inizio della partita come tutte le volte. Un saluto a tutti. Molto, molto. Quindi lasciate un like e iscrivervi, ragazzi, che io ci tengo molto. Insomma, passo le nottate a programmare i video, a fare gli editing, insomma, ragazzi. E ma ho guadagnato 5 iscritti dall'inizio dei mondiali. Allora, questa partita è stata registrata un po' in anticipo, quindi magari ne guadagnerò altri nel frattempo. Però ragazzi, sono contentissimo, piano piano si cresce. Anche ai vostri amici mandate i miei video, ragazzi, che a me non fa altro che piacere. Ecco i nostri. No, pardon, questi sono i nostri. Infatti Embolo, oddio, Xhaka, quello di biondo col ciuffetto. No, questo è Xhaka, mi piace. Riccardo Rodriguez si conosce benissimo, ragazzi. C'è capelli molto simili ai miei, col colino dietro. A parte il fatto che ha la barba lunga, cosa che non vorrò mai nella vita. Tutte e due formazioni con le maglie della Puma. C'è da fare particolarmente attenzione a qualcuno che si chiama Alexander Kolarov, che è terzino esterno della Serbia. Ma andiamo a vedere la loro formazione. Stojkovic, tre pali, Rukavina, Ivanovic, Todic, Kolarov, capitano, Milivojevic, Matic, ex Fiorentina, Tadic, Milinkovic, Savic, Kostic e Mitrovic. Milinkovic, Savic, ragazzi, neanche a dirlo, laziale. La Svizzera, ecco i nostri, Sommer, già detto prima, Lichtsteiner, Schär, Akanji, Riccardo Rodriguez, Xhaka, Zaccaria, Shaqiri, Zemaili, Steffen e Embolo. Credo che possiamo cominciare. Serbia-Svizzera, ragazzi, alto pronostico, via la partita. Ci sta buono questo pallone dentro per Gemaili, che si gira dopo 5 minuti quasi. Ci si affaccia dalla porta di Stojkovic con Berlin Gemaili, ex calciatore del Napoli. Vieni via Gemaili, Rodriguez lungo per Steffen sul lato di sinistra. Steffen
Dentro ancora Steffen, calcia al terzo anello che manco ce l'ha questo stadio. 16 minuti quasi, 0-0. Non può andare avanti per sempre. Allora Embolo, Embolo dentro, Steffen, 21esimo, si passa in vantaggio con il numero 27, Steffen. Bella palla di Embolo, stop in aria, girata e palla nell'angolino. Alla quarta volta che ci presentiamo davanti alla porta di Stojkovic, ragazzi, ce la facciamo a buttarla dentro? Non abbiamo ancora lasciato che la Serbia tirasse in porta ed è arrivato il gol dell'1-0 per la formazione capitanata da Rodriguez contro formazione capitanata da Kolarov, milanista e un romanista, ragazzi. 1-0, Renato Steffen al 21esimo. Embolo dentro per Gemaili, Stojkovic gliela tirata addosso e pure piano. Peccato. Ci sarà calcio d'angolo per la Svizzera. Rodriguez dentro troppo corto. Tadic, attenzione, Nikolić Savic chiude Sommer, era in ritardo in difesa, ha fatto dei contrasti piuttosto fatti male, è arrivato il tiro di Milinkovic Savic, disturbato un po' dalla presenza di Riccardo Rodriguez, mi sembra. Ma ancora la Serbia, Kolarov va dentro, bene Sommer, attenzione, c'è ancora la palla dentro. Che errori difensivi, però. Palla dentro c'è Belli Zemaili. Per Embolo. Gol impossibile! E lo sfiora il gol impossibile! Peccato che ha tirato di sinistro. Peccato tirato di sinistro. Se avessi tirato col destro, palo gol fantastico. Questione davvero di centimetri, era ben posizionato, ottima la chiamata. Ancora 3 minuti da giocare. Matic. C'è un fallo di Matic. No, di Zaccaria. C'è sicuramente il cartino giallo. Il numero 17 della Svizzera, Denis Zaccaria. Non è proprio quello dei giochi. E andrà Aleksandar Kolarov, che è potentissimo con le sue punizioni, si è visto la prima d'esordio del mondiale, quella vera. Forse c'è tempo per un ultimo contropiede con Ciaka, no, non c'è tempo. Si va a riposo. 1-0, gol di Steffen. Forse meritavamo di più, forse. Comunque tiri 6-3 per noi, loro hanno tirato più in porta, sono stati più concreti. Poi ragazzi, abbiamo attaccato per 40 minuti. C'è un fallo da dietro, peccato, ci ho recuperato palla. Giallo, meno male, giallo solo per Shaqiri. 57esimo. E poi il problema è che adesso ci va Kolarov a tirare da lì. Mettiamo Riccardo Rodriguez sul palo. 1. Andata bene. Mi ci sta dentro per Shaqiri. Shaqiri al cross perfetto e gliela leva di lì. Mitrovic. Palla lunga, palla, attenzione la Serbia, gol. Gol di Milinkovic Savic.
dormita generale e c'è il gol della Serbia. Noi non si riesce più a tirare e sta qui il fan gol. A Embolo, attenzione, calcio, non trattiene, rimessa laterale. Abbiamo buttato via questa partita qui. Suona la Serbia. Sommer. Ah, Shaqiri. Shaqiri. Dentro per Embolo. Punta l'area. Ultime speranze. Embolo. Dentro angolo. Cambi. Seferovic. Berami. E Freuler, centrocampista dell'Atalanta. Tutti dentro. Esce dal campo tra gli applausi. Va Rodriguez. Al cross! Stojkovic! Ancora Rodriguez. Questo qua si allontana dalla palla. Si allontana dalla palla proprio. Poi come dire, no, io non tiro. Ancora Rodriguez. Molti recupero, ormai il secondo non si fa. Poco alla fine. Un'altra azione, un'altra. Buona l'idea qui. Il destro. Stavo per addirittura subire la rimonta. La rimonta. Il cross, ottimo. Non è finita. Dentro c'è il fuorigioco. E ormai, ragazzi, è andata per 1-1. Via. Da rete. Non si continua a giocare? Si continua a giocare, no? Finiscono i 90 minuti con risultato di parità. Ragazzi, finisce qui, finisce 1-1, le partite più brutte che abbia giocato e anche ingiuste, fatemelo dire, anche ingiusto, perché meritavamo sicuramente di più. Tiri 9-7, 6-5 in porta, equilibrata dal punto di vista statistiche, però ragazzi, non avevamo potuto proprio buttarla via così. Campo Embolo con una virgola te, ragazzi, vi saluto, lasciate like, iscrivetevi e ci si vede domani con Germania-Svezia. E niente, ragazzi, ciao a tutti e vi ringrazio per la visione. Ci si vede domani con Germania-Svezia. Ciao a tutti.